Amici di Serie 2 Italia, benvenuti al solito appuntamento settimanale, metà settimana, per il commento della prossima partita di campionato, seconda giornata del girone di ritorno di Serie 2 fra Dinamica Generale Mantova e Udine, scusate. Abbiamo qui un ospite nuovo, Cesarino, la nostra mascotte. Siamo qui con ospiti, abbiamo Daniele Costanzelli. Ciao a Ciao tutti. Daniele. Quindi parliamo subito di questa partita, ecco Cesare che vuole andarsene, parliamo subito di questa partita che è fondamentale per voi, un campo importante dove Udine, diciamo, ha perso solo due partite in casa, tra l'altro con Bologna e con Iesi. Diciamo, partita importante per, diciamo, il vostro rilancio definitivo, partita che oltre a guardare lo scontro di domenica bisogna salvaguardare anche la differenza punti dell'andata di cui avevate vinto 80-70. Come vedi questa partita? Allora, la partita che ci aspetta domenica sarà una battaglia perché andiamo a giocare contro una squadra veramente forte, una squadra con dei giocatori talentuosi, con dei giocatori fisici, dei giocatori che hanno fatto, diciamo, la loro carriera in Serie A2, sono dei giocatori di categoria assolutamente, un pacchetto lunghi di tutto livello, penso a Montellaro, a Pellegrino, sono dei giocatori molto forti, Benevelli. Per quanto riguarda gli esterni, hanno due stranieri molto forti. All'andata siamo stati bravi a contenerli per quanto possibile. Dovremo cercare di fare più o meno la stessa partita, solo che dovremo farlo a Udine contro una squadra rodata che viene da una sconfitta a Bologna e di conseguenza non sarà facile. Sì, Udine che diciamo ha un po' ripercorso il cammino della dinamica dell'anno scorso. Udine che mi sembra abbia perso le prime tre partite di campionato, era stato messo subito in discussione Lino Lardo. Una Udine poi che come l'anno scorso con Mantova si è ripresa alla grande e oltretutto è entrata nelle finali di Coppa Italia. Quindi diciamo è stata la vera sorpresa andando a vincere sul campo importante, andando a vincere a Verona, battendo anche l'Alma Trieste, però è una squadra, come dicevi te, è una squadra che forse in casa rende di più, ma in difesa, in trasferta è molto più vulnerabile. Difatti, ha perso le ultime partite e oltretutto ha perso anche a Bergamo dopo tre Sì. overtime. Beh, senza dubbio, la squadra che abbiamo incontrato noi in casa nostra, alla seconda giornata del girone d'andata, era un'altra squadra, un'altra Udine, perché come hai detto tu, ci ha messo un po' di tempo per innescare i meccanismi di squadra, la chimica di squadra, ci vuole sempre un pochino prima che i giocatori si trovino a proprio agio tra di loro, che è forse quello che è successo alla dinamica dell'anno scorso. Senz'altro una squadra come Udine non va sottovalutata, come nessuna partita di questo campionato. Abbiamo visto che anche a Bergamo è andata a perdere, quindi come dici te, forse è una partita che sarebbe più facile giocare in casa che non in trasferta. Poi una piazza come Udine non ci sarà da sorprendersi se magari nel mercato adesso invernale così si rinforzerà o anche alla fine, diciamo, del campionato si rinforzerà per puntare a magari anche a salire, visto la forza di Trieste, qui anche Udine è una piazza storica come Trieste, quindi senz'altro sarà una squadra che andrà a cercare di rinforzarsi, insomma, Senza dubbio, saranno tante le squadre che si rinforzeranno, secondo me, e Udine è una di queste. Non so dove potrebbe rinforzarsi, perché secondo me è una squadra completa, una squadra forte. Comunque staremo a vedere. Mantova, veniamo a Mantova. Mantova che viene da una striscia di 5 vittorie su 6 partite, diciamo, con la pecca della sconfitta a Bologna, che sappiamo com'è venuta, che come parlavo anche con il vostro presidente domenica, se Mantova avesse vinto non avrebbe rubato nulla, insomma. Assolutamente. È un circolo di 7 vittorie in 8 partite, quindi assolutamente un bel ciclo. E per noi sarebbe importante giocare una buona partita a Udine, cercare di vincere proprio per proseguire questo percorso che abbiamo iniziato dopo le 4 sconfitte di fila. E non sarà per niente facile, però potrebbe rilanciare veramente la nostra stagione. Ecco, Mantova che appunto, come dicevo appunto anche con il vostro presidente, Mantova che le performance migliori le ha fatte lontano dal Palabam, Mantova che ha messo in difficoltà Fortitudo meritando anche di vincere, Mantova che è andata a vincere a Iesi quando Iesi sembrava la squadra sorpresa del campionato, quindi nel momento in cui Iesi era più forte, Mantova che è andata a vincere a Montegranaro, Mantova che è andata a vincere a Ravenna, Mantova che ha vinto anche le partite in casa, però
secondo il mio modesto parere, forse ha stentato un po' di più nelle partite in casa che in trasferta. Come mai? Vi sentite più liberi forse quando giocate in trasferta? Avete un po' il complesso del Palabam? Cosa... No, assolutamente no, anzi, giocare al Palabama è sempre un piacere, c'è sempre una bellissima cornice di pubblico, come del resto questa domenica, quindi è sempre un piacere giocare al Palabama. Senza dubbio abbiamo incontrato delle squadre, delle partite molto toste, delle squadre spigolose, penso alla vittoria sofferta con Roseto, alla vittoria soffertissima con Imola, non è assolutamente un complesso del giocare in casa, è semplicemente anche questo un fattore di crescita. Dovremmo essere bravi, magari in questo girone di ritorno, a provare a chiudere prima le partite, a far soffrire meno i nostri tifosi e a cercare di ripeterci invece in trasferta, dove, come hai detto giustamente te, abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. Usiamo adesso la parola del fattore di crescita per parlare di Daniele Costanzelli. Daniele Costanzelli che è ferrarese, però come tanti, nessuno profeta in patria, quindi a Ferrara, anche se non c'è squadra, non ci sei mai stato, sei stato Bologna e adesso sei stato a Mantova. Come sono state queste due esperienze per te, prima Bologna e poi adesso a Mantova? Queste due esperienze per me sono state fondamentali nella mia crescita, sia come giocatore dal punto di vista tecnico, sia come persona. Sono state delle esperienze personali molto importanti e mi hanno dato tanto, sia a Bologna sia adesso a Mantova. E di conseguenza c'è sempre da imparare qualcosa da tutte le esperienze che una persona vive. A Bologna mi ricorderò sempre gli insegnamenti. Le mie prime esperienze, e qua a Mantova invece un grande gruppo, una grande squadra, e poi vedremo, cerchiamo di togliersi qualche soddisfazione. Un grande gruppo, io conoscendo e vivendo un po' così, un grande gruppo di amici, vedo che siete molto affiatati e mi è piaciuto ieri una dichiarazione che hai rilasciato sul quotidiano locale dicendo che ci sono Candussi e Cucci. Valerio Cucci che ti fanno da chiocce, considerando che tu hai 20 anni e loro ne hanno 22, 22, 23 24, e esatto. 24, dice proprio lo spirito di questa squadra, la squadra giovane dove siete tutti amici. Beh, sì, allora, senz'altro in una squadra come la nostra è facile pensare che un giocatore di 24 anni possa essere la chioccia di uno di 20, perché siamo molto giovani, abbiamo una media di età molto bassa. In ogni caso, io che sono un giocatore con pochissima esperienza, che viene da pochi minuti in campo, è bellissimo potersi riferire a giocatori giovani come te, come Valerio che ha 22 anni, Cucci, come Candussi che ne ha 24, che però hanno già anni di Serie A2 alle spalle. È un piacere per me perché imparo tantissime cose e penso che sia un piacere anche per loro, sia motivo di soddisfazione essere visti come un esempio, diciamo. E guarda, concludiamo qui, è stato un piacere anche per noi intervistarti, non sarà l'ultima volta, ci vedremo ancora, sperando sempre di trovare la dinamica nelle posizioni che gli competono, con vittorie importanti e probabilmente con qualche minuto in più anche per Costanzelli, perché l'obiettivo tuo quest'anno oltre Esatto. è quello di conquistare dei minuti. Quindi Esatto. in bocca al lupo Grazie, viva lui. Daniele e amici di Serie A2 Italia, ci sentiamo la settimana prossima per il commento della terza giornata. Ciao a tutti.